C'è un artista palermitano a cui io voglio un bene dell'anima. Sono legato a lui oltre che da un sentimento fortissimo, proprio da un sentimento artistico, perché è in assoluto colui che mi fa ridere più di tutti quanti. Non me ne vogliono gli altri, ma insomma, poi sai, facendo questo mestiere da tanti anni vai spesso a teatro e a volte magari capisci già dove l'artista vuole parare. Invece con lui quando si va a teatro non si sa mai dove va a parare un suo monologo, dove va a parare una sua riflessione. E devo dire, chi mi segue sui social e anche su Blog Sicilia sa bene che io ho sposato una sua causa, perché dall'arrivo del Green Pass fino alle chiusure, prima, durante la pandemia, lui, così come tanti altri artisti, non ha più potuto godere del pubblico, non ha più potuto godere del teatro e ha fatto tutta una serie di campagne mediatiche fortissime sui suoi social. Pensate, solo su Facebook ha più di 1.800.000 follower. Sto parlando di Angelo Duro che vedo collegato. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Allora, eccomi. Allora, io ti rispondo subito, Massimo, Sì. appunto, rispondere a questi complimenti che mi hai fatto pubblicamente, Sì. dicendoti che ti piace quello che faccio, Sì. a parte perché sei una persona probabilmente un po' incosciente, ma poi perché probabilmente c'hai degli ottimi gusti. Quindi anch'io, ecco, voglio ricambiare il complimento dicendoti che se ti piaccio è perché c'hai ottimi gusti, ok? Grazie, Quindi grazie. questo Guarda, prendere un complimento da te, che sei uno che mandi a quel paese tutti quanti, mi fa enormemente piacere. Posso chiederti no, come stai? Va non me lo puoi chiedere. bene. Allora andiamo avanti. Senti, ti sei veramente arrabbiato? Cioè, durante il periodo della pandemia, come tanti altri, hai dovuto rinunciare ad una tournée che era già sold out. Pensate, solo in prevendita la tournée di Angelo Duro era sold out. Fino a quando poi, superata la pandemia, è arrivato il Green Pass, nonostante tutta una serie di cose. Io, prima di sentire una tua riflessione, faccio vedere una brevissima clip di Angelo Duro che è andato in tournée, prima di tutto nei supermercati, poi in una chiesa, poi ci arriviamo, e poi negli autobus. Vediamoci questa clip, prego, regia. Oggi sono qui, sono onorato di calcare questo palco, incredibile. Dopo Sanremo, grazie mille per l'opportunità, Angelo, mi sto anche allenando per le prime serate sulla Rai. Perché siamo qui? Sono qui per presentare un grandissimo comico che ha fatto tour in tutta Italia e che da 2 anni purtroppo non è impossibilitato. È un palco incredibile. Facciamo un applauso a questo palco mobile! Come dicevo, è da 2 anni che è impossibilitato ad esibirsi nei teatri, quindi ci piace mostrare l'incoerenza facendo vedere appunto dove si creano assembramenti. Quindi lascio la parola e vi lascio questo spettacolo completamente gratuito. Cioè, poi se volete dargli 5 euro non gli dà fastidio. Signore e signori, Angelo Duro! Ciao Pullman! Vieni ragazzi, è inutile, capite? Non potete salire. Abbiamo gente dappertutto. È un'emozione per me stare qua in mezzo a tutta questa gente, senza controlli, senza green pass, senza distanziamento, cosa che invece in teatro non si può fare. Quindi io ringrazio i mezzi pubblici! Buongiorno a tutti, sono Fabio Rovazzi e sono qua a presentare un mio grandissimo amico, un grandissimo comico che è stato in tour in tutta Italia, ha fatto spettacoli, grande artista, più che comico, ha fatto tour in tutta Italia e da 2 anni purtroppo non si può più esibire nei teatri, quindi ha deciso delle location nuove, tra cui questo autobus. Quindi signori e signori, facciamo un caloroso applauso di benvenuto ad Angelo Duro. Come state? Non mi interessa. Sul Pullman, come in tanti altri posti, si può accedere senza Green Pass, senza restrizioni, per cui ho detto dov'è il posto dove posso trovare la gente povera, i poveri come voi, dove stanno? Io devo andare da loro perché in questo momento che sto quasi per diventare povero come voi, perché da 2 anni non lavoro, io ho detto è in questo momento della mia vita che devo diventare amico dei poveri, perché solo così posso entrare in empatia con voi, che non vi potete permettere una macchina per andare al lavoro, per andare a scuola, io invece ce l'ho. Il fatto che adesso non posso pagare l'assicurazione, voi non lo potete capire perché non ce l'avete, siete poveri. Però io che ce l'ho la macchina e non posso pagare l'assicurazione, è una cosa imbarazzante per me perché... Come ti chiami? Andrea, ti seguo, ti seguo. Mi segui con il Sì, pullman? anche.
Ecco, il tour poi ha preso una piega importante perché oltre agli autobus ha visto protagonisti anche i grandi supermercati e devo dire tutti sold out, senza Green Pass e senza distanziamento sociale. Ci puoi raccontare questa esperienza? Tremendo, tremendo. Tremendo, Massimo. No, no, ma intanto, insomma, grazie per avermi seguito. Insomma, perché appunto spesso ci siamo sentiti e insomma abbiamo commentato quello che stava succedendo. Ovviamente per me è stato un modo insomma per divertirmi, perché mi mancava il pubblico, la gente, e quindi cioè, mi è venuta questa idea e, insomma, non sono rimasto a casa come parecchi che si lamentavano. Ah, cioè, ho cercato di utilizzare il mio mezzo, il mio linguaggio, per far vedere quanto era ipocrita, insomma, quanto erano ipocrite queste manovre che servivano a tutelare la nostra salute. In realtà, cioè, in teatro non si poteva, però sull'autobus, l'avete appena visto, si poteva al 100% di capienza, per cui questo era il senso. Poi, insomma, basta, perché non sono uno che è una vittima, non me ne frega niente, non sono una vittima, non faccio la vittima, non me ne frega. Senti, mi piace quello che raccontavi prima, il fatto di dire appunto non sono una vittima. Sì, sì, no, è che stavo... ti spiego. Quando qualcuno come te, così come tanti altri ospiti, mi raccontano alcune cose, alcuni loro pensieri, io ho la volontà di poterli elaborare nel miglior modo possibile per evitare di dire fregnacce, soprattutto per entrare nel cuore di quello che mi stai dicendo, perché comunque al netto di questa denuncia c'è anche un po' di sofferenza, nel senso che comunque l'artista ha necessità di confrontarsi con il suo pubblico, ha necessità di tornare a teatro e tutto il resto, e mi pregio di poter dire che tu sei stato veramente uno dei pochi, se non uno tra i primi cinque in Italia, ad aver fatto azioni così forti. Tant'è che hai preso una denuncia, lo possiamo raccontare, sei stato in una chiesa, sei andato sull'altare, e il parroco ti ha inevitabilmente chiesto di scendere, poi tu hai dialogato con lui, hai tentato di spiegargli qual era, no, la motivazione che ti spingeva a tutto questo, ciononostante è arrivata una denuncia. Sì, sì, vabbè, però insomma la denuncia fa curriculum, perché già... Ogni tanto non so se mi perdete, sì, perché adesso ti sentiamo, vai. Mi sta chiamando qualche call center e non vedo l'ora di, insomma, di chiudere la nostra conversazione. Per poterli mandare a quel paese. Non vedo l'ora di chiudere la nostra conversazione per sfogarmi e dare un senso alla mia giornata. allora, io, insomma, ho fatto, ripeto, questa sorta di campagna. E questo tour di protesta, tour sarcastico, ironico, appunto per far vedere le disuguaglianze riguardo la gestione della pandemia, e quindi ovviamente l'ho fatto in un periodo dove dopo due anni d'attesa di aperture, dopo due anni di insomma di risposte che non... Ecco, ce lo siamo persi, probabilmente Angelo ha ricevuto una telefonata e quindi questo inevitabilmente comporta la perdita del contatto, che adesso la regia ripristina. Ci sei, Angelo? Sei tornato? Ok, ecco, scusa. Eccoti qua, prego. Eravamo fermi che erano due anni, sì. Quindi erano due anni che eravamo fermi, e quindi siccome appunto il mio linguaggio è questo, quindi ho detto in che modo posso, perché a me non, cioè, mi piaceva, mentre tutti ne parlavano ma lì si può andare, lì si può fare, a me insomma mi piaceva l'idea di documentare questo, tant'è che comunque questi interventi che poi ho pubblicato sui miei canali hanno avuto un richiamo, mi hanno chiamato anche al Ministero degli Interni per parlarmi. Poi ovviamente è stato un appuntamento farlocco, perché era soltanto un modo per farsi loro pubblicità e basta, perché di concreto non mi hanno detto nulla. Però comunque, vabbè, ormai per me è anche acqua passata. Sì, infatti,
I teatri sono tornati al 100%. Abbiamo un paio di JPEG dove raccontiamo di questo tuo tour. Grazie a me. Esatto, ma lo possiamo dire. Allora, c'è un evento speciale il 20 dicembre al Teatro Carcano, Carcano che dir si voglia, perché Angelo Dura torna sul palco a Milano con la peggiore serata della vostra vita. Però lo dico ai tanti siciliani che ci seguono dalla Lombardia, ti garantisco che sono tantissimi, mi pare che questa data sia sold out, Angelo, me lo confermi? Sì, è andata sold out in meno di 24 ore, proprio sì, sono presi tutto. Proprio. Che merda. Non abbiamo fatto in tempo neanche a prenderci gli inviti per i parenti. Niente. Quindi questo... Ovviamente abbiamo venduto tutto. Questa la togliamo. Andiamo allora all'altra JPEG dove ci sono tutte alcune delle tappe. Allora c'è Catania il 4 marzo al Teatro Metropolitan, Palermo il giorno dopo il 5 marzo 2022 al Teatro Golden, poi c'è Roma, Napoli, Firenze e Milano il 21 marzo addirittura al Teatro Manzoni. Affrettatevi se avete voglia di vedere questo tour di Angelo Dura, perché i biglietti stanno andando veramente a ruba, proprio a ruba. Ma cosa spinge la gente a venire a teatro a vedere? No, io voglio sottolineare questa cosa, Massimo, che io non sono qui per far promozione, lo stai facendo tu, nel senso che la sto facendo noi io, ci siamo sentiti in questi giorni per fare chiacchierata. Ovviamente sai bene che io sono restio a fare interviste, cose, perché io subisco quest'ansia di essere divertente. Infatti io spero che questa sia l'intervista più triste della tua vita, perché io non voglio mettermi sempre, ho sempre quest'ansia di essere divertente, di far ridere, invece non me ne frega. Quindi quando tu mi hai detto facciamo questa chiacchierata insieme, io devo dire una cosa, la facciamo. Però non sono qui, sappiate chi sta seguendo, non sono qui a chiedere di comprare i biglietti. Non... Senti, facciamo così. Cioè, Angelo, dissociati da quello che sto facendo io. Io mi dissocio dalla promozione che sta facendo Minutella. Vai, io mi dissocio totalmente. Perché... Allora, senti, io ho scoperto perché tu sei così. Vai. Perché tu, e io l'ho scoperto. Ho fatto ricerche, ti ho seguito. E c'è un passaggio del tuo spettacolo in cui tu racconti la motivazione perché sei così incazzato e perché sei così sempre siddiato, come si dice dalle nostre parti. Ti faccio vedere. Tanto tu lo sai, io lo so, però lo voglio raccontare a chi ci segue da casa. Prego, regia, scopriamo perché è duro e sempre incazzato. Prego. Allora, la mia storia. Io sono nato a Palermo. Palermo è in Sicilia. Lo dico perché in mezzo a tante persone c'è sempre quello più ignorante di tutti. E ho già capito chi è. Il cretino si è messo pure in prima fila. Ho 36 anni. Li porto bene perché ho comprato una crema per le rughe. Non è vero, non faccio un cazzo tutti i giorni. Non sono sposato, non ho figli. Chi me lo fa fare? Ho una fidanzata da 8 anni. Che tradisco regolarmente. Ecco perché stiamo ancora insieme. Se sono diventato così, con questo carattere intrattabile, rissoso, è perché sono nato in agosto. Dice che c'entra, c'entra. Non sono così perché i miei genitori hanno divorziato. Purtroppo stanno ancora insieme. Non sono così perché i miei si drogavano. Magari. Sono così perché sono nato in agosto e ho passato dei compleanni di merda. Ho scoperto la motivazione perché tu sei nato ad agosto. Esattamente. Perché mi hanno rovinato tutti i compleanni della mia vita. Tu ti immagini un bambino a 6 anni, 7 anni, no? Deve festeggiare il compleanno, la mamma chiama i compagnetti, le mamme dei compagnetti per capire se chi c'è, non c'era mai nessuno, ero da solo a festeggiare questo compleanno con gli zii settantenni, ottantenni, che adesso per fortuna non ci sono più. Sono andati in un altro mondo e quindi io ero da solo a festeggiare. Pensate, un bambino, per colpa dei miei genitori, sono dovuto nascere in quel mese. Tutto questo perché loro si sono accoppiati 9 mesi prima senza farsi il calcolo, perché se loro prima di accoppiarsi si fossero fatti il calcolo dicendo aspetta, esatto. se,
se nasce a luglio, poi la scuola, i rapporti sociali. Quindi io quello che dico a tutti i genitori, prima di proliferare, no? Cioè, fatevi una sorta di calcolo, fate nascere un figlio a gennaio, a febbraio, a marzo, cioè dentro l'anno scolastico, perché altrimenti è un'infanzia distrutta, come la mia. Poi diventa così, col mio carattere, va in teatro e vende i biglietti. Però, insomma, questa è la storia. Questo è una... perché andare agli spettacoli di Angelo Duro è un po' come andare a sentire qualcuno che fa outing, no? Che fa come ha fatto in quella clip, cioè lui racconta la motivazione che lo ha portato ad essere così com'è. Senti, prima di lasciarti, proprio per andare esattamente incontro alla tua indicazione, perché ripeto, questa intervista l'ho fortemente voluta io, lui non la voleva fare, mi sono appellato alla nostra amicizia e lui a quel punto ha dovuto dire di sì, perché in fondo, per quanto mi vuole bene, dammi tre motivi per non venire al tuo spettacolo. Allora, che non sono come gli altri, non vi dico le cose che vorreste sentire. Bravo. E poi perché, insomma, non lo so, cioè non so dare queste... Cioè queste erano... te ne do due, dai, te ne do due. Due, cioè, due. Che mi no, sembrano, perché poi inizio, devo dirti, molto valide. Il fatto è che chi non mi conosce, no, magari adesso, anche in questo momento, mi sta sentendo parlare. Cioè, ho paura che pensi di me che sono arrogante, capito? E io non voglio che lei, che la gente che mi ascolta pensi che io sono arrogante senza prima aver speso i soldi per vedermi, perché io vorrei che lo scoprano che lo sono realmente quando vengono in teatro. Io non voglio che la gente si faccia un pregiudizio su di me dicendo ah, però a me quello non piace perché è arrogante. Esatto. Invece io no, io vorrei in questa fase apparire simpatico, no, alla gente che mi ascolta, che la gente dice ah, ho visto uno da Minutella, oh, ma lo sai che è simpatico questo ragazzo, mi piace, è strano, è diverso, però voglio vederlo in teatro. Poi viene in teatro, ormai ha speso per vedermi, quindi io ho guadagnato, e si rende conto che realmente sono stronzo. Quindi io, capito, devo cercare di fargli imboccare. Quindi io non posso, per questo non faccio mai interviste, Massimo, perché poi ho paura di mettere un muro, capito? Un muro, le persone non devono... Perché ovviamente funziona così un prodotto, cioè un prodotto lo vendi se riesci a nascondere i suoi difetti, e io faccio fatica a nascondere i miei difetti. Senti, ti posso dire una cosa, te la dico perché la penso e poi ti lascio. Tu arrivi alla gente con il tuo modo di raccontare le cose esattamente perché lo hanno capito. Non è casuale che apri una prevendita e dopo poco meno di 24 ore è già sold out un teatro di Milano. Non è casuale che le prevendite di Palermo e di Catania stanno già andando a ruba. Non è casuale. C'è dietro un lavoro, una scrittura, un modo di raccontare le cose che è quello. E che in Italia, devo dire con grande sincerità, io chiamo geniale, conosco te, forse un altro paio, ma al netto del rapporto di affetto che nei tuoi confronti, io credo che questo arrivi alla gente, perché tu sai che poi io leggo tutti i commenti che ti arrivano, tutte le persone, lo so, su, esatto, quindi su 1.800.000 persone che ti seguono su Facebook è proprio la stretta minoranza che non ha capito dove vuoi arrivare e cosa vuoi raccontare. Quindi intanto grazie per il tempo che mi hai dedicato. Vi ricordo le date di Palermo 2022, il 4 e il 5 di marzo, se la memoria non mi inganna, Palermo Teatro Golden e poi Metropolitan di, Teatro Golden di Palermo il 5 marzo, invece il 4 marzo al Teatro Metropolitan di Catania, poi c'è Napoli, Firenze e così via, ma sui social di Angelo Duro trovate tutto. Posso salutarti nel modo più carino che conosco? Come vuoi, e poi ti saluto anch'io. Tu come sì, ti saluti? Io ti saluto con un bel vaffanculo. Tu? Benissimo, io ti ringrazio, io ti saluto così. Verresti al mio spettacolo a Milano il 20 dicembre? Ci posso pensare. Ok, allora ti faccio la domanda sec. Tipo io dico, vai. Verresti al mio spettacolo il 20 dicembre? E tu tipo mi dici sì. Ok, okay? Vai. Allora, domani. Verresti al mio spettacolo il 20 dicembre a Milano? Senza pensarci due volte, sì. Non puoi, è sold out. Ti saluto. Ciao.
Ciao, ciao D'Angelo Duro, un bacio grande, Dio ti benedica amico mio.